mia, cari fratelli e care sorelle, bentrovati qui su Maria Vision. Il Signore vi benedica abbondantemente in questo bellissimo giorno di grazia. Siamo qui insieme ancora una volta per andare ancora più a fondo di questo segreto di Maria. È una gioia sempre tanto grande poter fare questo cammino insieme alla scoperta dalla nostra mamma del cielo, come ci viene presentato da un suo figlio veramente speciale, che è San Luigi. Siamo arrivati alla sesta puntata e fino adesso abbiamo già, come dire, scoperto tutta una serie di modalità che il Signore ci rivela attraverso San Luigi per la nostra felicità. Quindi stiamo vedendo Maria, la nostra mamma, proprio in una versione sempre più bella, quale nostra mamma, non solo la mamma di Gesù, ma la nostra, che ci vuole proprio accompagnare, prendere per mano per portarci dritti dritti in paradiso. Naturalmente, prima di continuare, di vedere e di assaporare il segreto di Maria, secondo San Luigi Grignon de Montfort, vogliamo invocare subito lo Spirito Santo perché Lui possa guidare i nostri cuori, le nostre menti, le nostre labbra, avere cuori ricettivi, sempre aperti e disponibili a quello che il Signore ha per ciascuno di noi. Allora, ringraziando il Padre, ringraziando Gesù, nascosti nel grembo della nostra mamma, invochiamo lo Spirito Santo adesso. O Spirito Santo Paraclito, pieno di gioia, inizio la preghiera con le parole del Veni Creator. Donaci di conoscere il Padre e di conoscere il Figlio. Sì, o Spirito del Padre, dolce ospite dell'anima, resta sempre con me per farmi conoscere il Figlio sempre più profondamente. O Spirito di santità, donami la grazia di amare Gesù con tutto il cuore, di servirlo con tutta l'anima e di fare sempre e in tutto ciò che a Lui piace. O Spirito dell'amore, concedi a una piccola e povera creatura come me di rendere una gloria sempre più grande a Gesù, mio amato Salvatore. Per Cristo nostro Signore. Amen. È sempre così importante ricordarci dello Spirito Santo, perché è Lui che ci aiuta in questo cammino di fede, in questo cammino di amore, in questo cammino di gioia nel quale tutti noi siamo chiamati a vivere. Ricordate, negli ultimi momenti della puntata scorsa abbiamo visto Maria quale stampo di Dio, lei che si è lasciata fare da Dio, anzi Dio proprio l'ha costituita come ha desiderato, e vedremo qual è la motivazione anche perché ha fatto in questo modo. Ma lei è diventato lo stampo nel quale tutti i figli che si riversano in lei quale stampo non produce altri come se stessa, no, lei dà quell'immagine di Gesù. Mettendoci in Maria prendiamo i lineamenti di Gesù. Una cosa stupenda, straordinaria. Il Monforte sicuramente un grandissimo mariano, un grandissimo innamorato della Madonna, ma lui ha potuto proprio, come dire, tracciare questo segreto affinché anche noi potessimo avere la stessa gioia. E allora oggi sentiamo come prosegue. Dice così: mia cara anima, quanta differenza c'è tra un'anima modellata in Gesù Cristo con i mezzi ordinari di coloro che come gli scultori confidano nella propria bravura e contano sulla loro capacità, e un'anima ben plasmabile, completamente abbandonata e resa come liquida, la quale senza contare su se stessa si getta in Maria e si lascia plasmare dall'operazione dello Spirito Santo. Allora, cerchiamo di comprendere insieme queste parole.
Il Monforte ci sta dicendo che ci sono due possibilità. La prima persona plasmata per essere come Gesù, che conta su se stesso, vedremo che non è veramente una creatura totalmente libera, una creatura completamente pura e pulita, perché conta su se stesso. Invece chi si getta in Maria, lasciandosi plasmare completamente dallo Spirito Santo. Allora, questo è importantissimo. Noi, mettendoci in Maria, Maria com'è che ci guida? Attraverso lo Spirito Santo, che è proprio il suo sposo. Lei ha generato Gesù nel suo grembo per opera dello Spirito Santo. E per opera dello Spirito Santo, Dio Padre le ha dato questo compito attraverso Gesù crocifisso, che è quello di diventare nostra madre. Non solo di essere la madre di Gesù, il figlio unigenito, ma anche nostra. Allora, lei che è lo stampo, praticamente accoglie in sé tutti noi, che dobbiamo essere come il liquido, ok? Che ci facciamo proprio, coliamo nel suo stampo. E dice ancora così: quante macchie, difetti, oscurità, illusioni, quanto di naturale e di umano nella prima versione. Quindi quell'uomo che vuole essere come Gesù, ma che vuole farlo secondo le proprie modalità, non è la volontà di Dio, e quindi rimane proprio tutto così spigoloso, pieno di difetti, di illusioni, si inganna. E poi dice ancora: quanto il naturale è umano nella prima. Questa invece, dice, e quanto invece la seconda è pura, divina, somigliante a Gesù Cristo. Quindi soltanto nello stampo che è Maria, Maria ci fa a immagine di Gesù. Bellissimo, no? Quindi noi abbiamo la possibilità di scelta, come vogliamo essere. Se vogliamo essere come Gesù, il segreto è proprio quello di lasciarci fare dallo Spirito Santo in Maria. Lei che ha detto quel sì per far sì che il suo corpo desse proprio casa, dimora al Figlio di Dio, l'Altissimo, diventando lei per prima discepola, fa di noi tutti figli, cioè veniamo stampati a immagine di Gesù. Lo Spirito Santo agisce in Maria per ciascuno di noi. E questo è un segreto bellissimo. E dice ancora il Monfort: non c'è e non ci sarà mai creatura in cui Dio sia presente in modo più grande, oltre in se stesso e a se stesso, che nella Divina Maria. Neppure nei beati, nei cherubini, nei serafini eccelsi. Come a dire, non c'è un'altra creatura come Maria, nemmeno in cielo. Okay? Non ce n'è una uguale a Maria. Maria è stata proprio colei scelta sin dagli inizi, fino ancora prima, proprio agli inizi degli inizi, era già nel cuore del Padre, perché doveva avere una creatura speciale nella quale poter dare al mondo il suo unigenito. Poi dice ancora: nello stesso paradiso, Maria è il paradiso di Dio, il suo mondo ineffabile. Sentite questa espressione, quanto è bella. Chiudete anche un attimo gli occhi, mettetevi al cospetto di Gesù, di Dio Padre, proprio un attimo, e accogliete Maria. Ricordate, noi ci mettiamo nel suo grembo, e poi il Monfort dice: adesso però non solo tu devi essere nel suo grembo, devi proprio accoglierla anche tu nella tua vita. Allora, per un momento rifacciamo questo atto di accoglienza di Maria nella nostra vita. Chiudi un momento proprio gli occhi, accogli Maria e pensa a quello che il Padre fa di Maria, il suo paradiso portatile. Maria è il paradiso di Dio, il suo luogo ineffabile, il luogo in cui il Padre si diletta, un luogo nascosto, un luogo segreto. Infatti poi prosegue il Monforte dicendo così: allora, nello stesso paradiso, Maria è il paradiso di Dio, il suo mondo ineffabile, dove il Figlio di Dio è entrato per operarvi meraviglie,
per custodire e gustarne le bellezze. Questa è Maria. Il Monforte ci dà una descrizione di Maria stupefacente. Maria è il paradiso di Dio, Maria è il luogo prescelto da Dio nel quale si diletta e gusta ogni bellezza. Infatti Maria stessa, attraverso i suoi elementi carnei che poi dà proprio il suo sangue, dà a Gesù, non dà la sua carne, a Gesù, vero Dio, ma anche vero uomo. Ed è Maria che dona questo aspetto a Dio incarnato. Quanto deve essere bella questa mamma, mi commuove sempre. Dice, egli ha preparato un mondo per l'uomo che vive quaggiù. Allora, pensate bene, adesso il Monfort ci dà una chiarezza su quello che Dio ha fatto. Ha preparato un mondo quaggiù, che è quello in cui noi tutti viviamo, che è proprio il mondo nostro, no? Ha fatto anche un mondo per l'uomo celeste, che è appunto il paradiso, l'eternità che ci attende. Ma ha preparato per l'uomo anche un altro mondo che ha chiamato Maria. Allora il Monfort dice che Maria è il paradiso di Dio, il luogo ineffabile in cui lui si diletta. E nella creazione ha creato questo mondo per l'uomo, per l'uomo di oggi, noi. Ha creato il mondo celeste, che è quello dove andremo in paradiso quando lasceremo questa terra, ma ha creato anche per gli uomini, per quelli che comprendono e si immettono in questo mistero, un altro mondo che ha chiamato Maria. Capite cos'è Maria agli occhi di Dio? E che cosa deve divenire per ciascuno di noi? È qualcosa di veramente stupendo. Quindi c'è il mondo qui sulla terra, il mondo in cielo e un mondo nascosto, che è Maria, nel quale Dio Padre si diletta. E dice ancora, un mondo con Maria è questo mondo sconosciuto a quasi tutti i mortali e incomprensibile per tutti gli angeli e i beati del cielo. Quasi sconosciuto a quasi tutti, pensate. Addirittura anche i santi stessi che godono di lei in cielo non riescono a comprendere la magnificenza di questa creatura, di che cosa Dio ha fatto di questa creatura. E dice, incomprensibile per tutti gli angeli e i beati del cielo, i quali per l'ammirazione che provano nel vedere Dio così alto e distante da essi, ma così immerso e nascosto nel suo mondo che è la divina Maria. Che cosa deve essere vedere tutto questo in paradiso? La Santissima Trinità che si diletta di questa creatura, dandole proprio un tale privilegio straordinario, addirittura da farne il paradiso della Trinità nel paradiso. Quindi un luogo nel quale però Dio vuole incontrarci. Ed è proprio quello che poi ci dirà il Monfort. Perché dice proprio così, beata, sentite, beata e mille volte beata qua giù, l'anima a cui lo Spirito Santo rivela il segreto di Maria, perché la conosca. Questa è la beatitudine. Dice beata, veramente beata è quell'anima che riconosce Maria. Maria che attraverso lo Spirito Santo viene riconosciuta da noi, come a dirci, è lo Spirito Santo che ci illustra Maria. Non è Maria che si rivela a noi per sua volontà personale. Maria è totalmente nella volontà del Padre e lo Spirito Santo agisce affinché noi possiamo conoscerla. Che bel segreto! Ma che bella opportunità che abbiamo di dire, Signore, rivelaci questo segreto di bellezza, questo segreto di amore in Maria. E poi dice così, e così apre, lo Spirito Santo apre, questo giardino chiuso per entrarvi, questa fontana sigillata per attingervi e bere grandi sorsi alle acque vive della grazia. Chi
accoglie Maria, perché lo Spirito Santo rivela questo segreto, entra in un giardino segreto. Entra in un luogo in cui si attinge copiosamente alla grazia di Dio. Non fa altro che ancora decorare quello che già ci ha detto, quando ha detto che è la piena di grazia. Abbiamo visto che lo stesso Vangelo ci dice rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, no? Così l'angelo la saluta. Lei è la piena di grazia, grazia che vuole dispensare a ciascuno di quei figli che dicono sì. Maria è questo giardino sigillato, il paradiso di Dio nel quale Dio stesso, Dio Padre, si diletta, nel quale il Figlio si diletta, nel quale lo Spirito Santo si diletta. E vogliono loro tre che anche noi ci dilettiamo per conoscere la Trinità. Tutto questo avviene nel cuore immacolato di Maria. Allora è qualcosa che veramente toglie il respiro. Ecco perché il Montfort all'inizio ha detto: ricordati, oh anima, che ti sto rivelando un segreto che è per pochi. E stai attento se tu non lo metti in pratica, dice ancora il Montfort, perché diventerà veleno nella tua vita se non hai saputo metterlo in pratica. Allora, noi che lo stiamo analizzando, che lo stiamo vedendo, che stiamo gioendo, che ci stiamo rallegrando, dobbiamo comprendere quale meraviglia, a quale meraviglia siamo chiamati, a come rispondere a questa grazia che ci viene donata. Quanto è importante, importantissimo. Allora, vogliamo metterci in Maria in modo speciale. Voi lo sapete, noi preghiamo e cantiamo. Cantare è sempre metà della battaglia, come ci dice Sant'Agostino. Quindi, pregare Maria è importante, cantare a lei bellissimo, e non dovremo mai perdere questa opportunità. Per cui, come sempre facciamo, mettiamoci nel suo grembo, nascondiamoci nel suo grembo immacolato, in quel cuore, e con amore e con devozione diciamo: oh Maria, da Gesù crocifisso ti accolgo come madre mia, mi chiudo nel tuo cuore, mi consegno a te, anima e corpo, pensieri, affetti e progetti, perché il tuo sposo divino, lo Spirito Santo Ruà, mi rigeneri e trasformi in Gesù, a gloria di Dio Abba. Amen. Dicendo questa preghiera, ridicendo questa preghiera, affermando questa preghiera, noi in Maria ci lasciamo fare dallo Spirito Santo, perché veniamo trasformati in Gesù. E ora, fratelli cari, preghiamo con questo bellissimo canto, proprio mantenendoci dentro Maria, in questo grembo, cantiamo insieme questa preghiera a Maria. Aiutaci ad accogliere il
Così continuiamo a cantare, no? A Maria, aiutaci. Noi vogliamo veramente vivere una vita piena di vita, una vita piena di vita che è Gesù, via, verità e vita. E Maria ci sta proprio aiutando e ci vuole aiutare, vuole aiutarci sempre di più in questo, perché è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Allora, ecco, scoprire Maria proprio come il paradiso di Dio, diventa anche il nostro paradiso, scoprire Maria come il mondo di Dio nascosto, dove diventa anche il luogo in cui noi ci nascondiamo in lei e scopriamo una bellezza straordinaria. Vi ricordate quando, forse nella prima puntata, parlavamo proprio dei mezzi di santificazione, no? E abbiamo visto la mortificazione, quindi il dominio di sé. Confidare nella provvidenza di Dio, seguire e fare la volontà di Dio, mezzi di santificazione importantissimi che ci aiutano nel nostro cammino spirituale. Quando noi ci mettiamo in Maria, ci nascondiamo in lei, non dobbiamo, come dire, fare grandi sforzi, perché questi mezzi di santificazione avvengono progressivamente da sé. Noi ci lasciamo proprio fare e plasmare da Maria. Lei ha proprio questo compito e lo vuole fare proprio in pienezza, lo vuole svolgere nel migliore dei modi tutto questo, anche senza che noi ce ne accorgiamo, semplicemente prendendo lei come l'ha presa lo Spirito Santo, come l'ha desiderata il Padre, come l'ha voluta Gesù, nello stesso modo, con la stessa intenzione, con lo stesso desiderio. Ecco che questi mezzi di santificazione prendono strada nella nostra coscienza, nella nostra vita, giorno dopo giorno. È lei che ci plasmerà e lo farà secondo le modalità di Dio, non secondo le nostre. Quindi questo mondo di Dio che è Maria, questo paradiso di Dio che è Maria, si rivelerà anche a noi. E allora continua così, Monfort. Dice, allora, è veramente straordinario metterci in questo grembo. Dice, in questa amabile creatura l'anima troverà Dio solo, senza creatura, anzi, troverà Dio infinitamente santo e sublime e nello stesso tempo infinitamente vicino e proporzionato alla propria debolezza. Capite? Cioè, noi più siamo deboli, più possiamo avere questo sguardo di comprendere chi è che ci riempie. Con questa fiducia, con questo amore pieno di fiducia. Quindi mettendoci in Maria, noi non troviamo Maria, troviamo Dio. Questa è la volontà della Santissima Trinità. Poi dice così, poiché Dio è ovunque, lo si può trovare ovunque, persino nell'inferno. Qui si riferisce al Salmo 139-138, dove proprio il salmista dice: non posso scappare da te, ovunque io vada ti trovo, anche negli inferi ti trovo. Tutto è stato creato da Dio. Dio è ovunque e il Monfort ce lo vuole ricordare che Dio è ovunque, ma non c'è, dice, un altro luogo in cui la creatura lo possa scoprire più vicino a lei. È più proporzionato alla sua debolezza come in Maria, perché è proprio per questo scopo che è disceso in lei. Allora, Maria è la nostra scala per il paradiso, anzi, lei stessa diventa il paradiso di Dio, per cui diventa anche il nostro paradiso nel quale scopriamo Gesù, nel quale scopriamo il Papà del Cielo, nel quale scopriamo lo Spirito Santo. Non ha importanza quanto siamo deboli. Pensate, San Massimiliano Maria Kolbe, che ha fatto veramente anche di questo segreto un aspetto importante della sua vita, lui diceva: tutto posso in colei che mi dà forza, parafrasando San Paolo. Tutto posso in colui che mi dà forza, diceva San Paolo. San Massimiliano Maria Kolbe, no. Lui diceva: tutto posso in colei che mi dà forza. Quindi se noi ci nascondiamo in Maria, troviamo Dio. È lì che il Signore Dio Onnipotente si vuole rivelare a noi. È un mistero grande, un mistero che va accolto nel nostro cuore. E come dire, diamogli questa possibilità. Questa è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Perché non fidarci?
e scoprire questa gioia che può riempire le nostre vite ogni giorno qui sulla terra, diventando già un paradiso. Questo non vuol dire che ci verranno tolte le difficoltà, i problemi, i dolori, assolutamente, ma avremo tutta la forza che Dio ci dà per affrontare ogni singolo evento, ogni singolo momento, mantenendoci in questa comunione, perché Maria ci darà proprio questa unità. Il Monforte continua dicendo: dovunque e altrove, egli è il pane dei forti e degli angeli, ma in Maria è il pane dei figli. Questa è un'espressione stupenda. Maria è il pane dei figli. In Maria noi scopriamo il pane dei figli, perché in Maria c'è Gesù. Quindi è vero, Dio Padre è ovunque, Dio Padre si fa trovare dappertutto, ma il suo luogo privilegiato, ricordate, è quel grembo che ha dato la carne, che ha detto sì all'evento più importante della storia dell'uomo, Gesù Cristo. Poi dice ancora: non si pensi dunque, come fa qualche falso illuminato, che Maria, essendo una creatura, sia di impedimento all'unione con il Creatore. Non è più Maria che vive, ma solo Gesù Cristo, è solo Dio che vive in lei. Perché dice questo il Monforte? Perché in tanti obiettano di questo privilegio che ha Maria. Tanti fratelli separati cristiani sono diventati proprio, sono i protestanti, non credono in questo aspetto così importante di Maria, anzi quasi dice diventate degli idolatri seguendo questa donna, lei è solo una donna. E invece no, per noi cattolici Maria è molto più che una donna, è la madre di Dio che si è fatta nostra madre, la creatura scelta. Appunto il Monforte ci sta dando queste indicazioni così belle, così profonde, che veramente dice questi falsi illuminati. Al tempo poi del Monforte c'erano tanti eretici, lui si riferisce proprio anche a questi falsi eretici che proprio non volevano in nessun modo vedere Maria in questo aspetto così bello e così profondo. E quindi ancora più bella la frase che poi dopo segue, che vi leggerò. Dice ancora: non è più Maria che vive, ma solo Gesù Cristo, è solo Dio che vive in lei. Quindi noi, nascondendoci in lei, troviamo Gesù, troviamo il Padre, troviamo lo Spirito Santo. Cosa volete di più dalla vita? Io non lo so. Perché quando abbiamo la Santissima Trinità abbiamo tutto, e se ci mettiamo in Maria nel suo grembo abbiamo tutto, ovvero la Santissima Trinità che proprio si rivela nei nostri cuori, nelle nostre vite, con forza, con potenza, perché questo è il desiderio della nostra anima. Ma come il Monforte ci dice, questo segreto non è per tutti, ma solo per quelli che hanno questa umiltà di vedere in questa creatura umile un tale disegno di Dio. E poi dice ancora: la sua trasformazione in Dio supera quella di San Paolo, quella degli altri santi, più di quanto il cielo supera in altezza la terra. Qui il Monforte sta proprio elogiando la mamma del cielo. Maria esiste solo per Dio e non può essere che trattenga un'anima a sé. Chiunque si mette in Maria trova Dio, non trova Maria, trova Dio. Maria non trattiene nulla e nessuno a se stessa, perché il suo compito è quello di portare tutti quanti a Gesù. E infatti il passaggio successivo poi ci porta proprio a questo. Dice così: al contrario, la getta in Dio e la unisce così tanto e perfettamente quanto maggiore è l'unione di quest'anima a lei. Cioè più noi ci uniamo a Maria e crediamo in lei, ci facciamo fare da lei, più saremo uniti a Dio. Tanto che, beh, sentite che bella questa espressione, Maria è l'eco meraviglioso di Dio. Quando le si grida Maria, lei risponde Dio. Allora, quando tu urli il nome di Maria,
Maria ti risponde dicendo Dio. Maria. E lei dice Dio. Maria. Dio. Perché Maria non esiste più. Si è lasciata fare totalmente. La creatura sparisce nel suo creatore attraverso l'infinita grazia che viene donata da Gesù Cristo, che nel suo grembo si è fatto carne. Un mistero tanto grande che ci si vuole proprio svelare ai nostri occhi quest'oggi. Niente di nuovo sotto il sole, ma che bello prendere questa consapevolezza, questa conoscenza. Quindi Maria è l'eco meraviglioso di Dio. Abbiamo visto diversi attributi. Maria, stampo vivente di Dio. Maria, paradiso di Dio. Maria, il mondo nascosto di Dio. E adesso l'eco meraviglioso del Padre. E poi dice ancora, quando con Santa Elisabetta la si proclama beata, ella glorifica Dio. Se i falsi illuminati, tristemente ingannati dal demonio, perfino nell'orazione, avessero saputo trovare Maria e Gesù per mezzo di Maria e Dio Padre per mezzo di Gesù, essi non sarebbero caduti in modo così grave. Quando si è trovata per una volta Maria e Gesù per mezzo di Maria e Dio Padre per mezzo di Gesù, allora si è trovato tutto il bene. Come a dirci, Maria diventa mediatrice. Noi la diciamo proprio questo termine, non lo usiamo, lei è proprio la mediatrice. Ma che mediazione ha Maria? Una mediazione veramente speciale. La mediazione che Maria fa è quella tra gli uomini e Gesù. Per cui Maria ci porta a Gesù, Gesù ci porta al Padre. Lo strumento rimane Maria. Quindi più noi ci affidiamo a lei, più ci offre a Gesù, più Gesù ci dona al Padre. Quindi ecco la mediazione veramente speciale di questa madre così speciale. Non è la mediazione tra gli uomini e Dio Padre, perché l'unico mediatore è Gesù Cristo. Lo dice San Paolo e questa è una verità ineffabile. Ma Maria si fa mediatrice tra noi e Gesù. Quindi è lo strumento per il quale poi veniamo donati al Padre. Quindi è un qualcosa di veramente bellissimo, che noi oggi, con gratitudine, vogliamo veramente accogliere nella nostra vita, una grazia veramente stupenda. Così concludiamo dicendo, come dicono appunto i santi, dicendo tutto non è eccettuato nulla. Ogni grazia, ogni amicizia di Dio, ogni sicurezza contro i nemici di Dio, tutta la verità contro la menzogna, una totale facilità e una completa vittoria contro gli ostacoli alla salvezza, una grande dolcezza, una profonda gioia nelle amarezze della vita. Questo otteniamo con Maria, nascosti in lei. Allora, che ne dite di fare questo cammino insieme? Di dire proprio questo sì, di lasciare che proprio il Padre possa plasmarci in questo modo, che noi possiamo diventare, come dire, così liquidi da entrare in questo stampo che è Maria, perché Maria è il luogo in cui il Padre vuole incontrarci, è il luogo in cui noi scopriamo Gesù e dove Gesù poi ci dona il Padre, un luogo che è già un paradiso che ci viene proprio donato così gratuitamente, questo fa la grazia e con tale anche disposizione, con tale apertura di cuore, noi vogliamo proprio dire grazie oggi a Gesù per averci dato Maria, vogliamo dire grazie a Maria che ci ha dato Gesù, vogliamo dire grazie al Padre per tutto questo grande mistero d'amore nel quale ci ha così tanto e ben immersi. Allora la creatura deve dire solo un semplice sì e lasciarsi plasmare. Ricordandoci che fa male, essere plasmati fa sicuramente male. Ovviamente siamo quei tralci che vanno ben potati, ma Gesù lo fa.
e ci ha dato uno strumento veramente speciale, trovare Gesù per mezzo di Maria è la dolcezza più bella che ci sia. E allora, che ne dite? Adesso che abbiamo visto questi aspetti, abbiamo visto alcuni ulteriori passaggi nel segreto di Maria, ci vogliamo mettere proprio ai piedi di Gesù e Eucaristia e farlo insieme. Invitiamo proprio Maria con noi a contemplare, ad adorare, a lodare il Signore. Maria ci insegna a pregare, Maria ci insegna a lodare, Maria ci insegna a benedire, Maria ci insegna tutto quello che già è paradiso qui sulla terra. E noi sappiamo che il nostro paradiso è Gesù. E quindi ce l'abbiamo sempre a nostra disposizione nella Santissima Eucaristia. Maria ci insegna ad amare Gesù Eucaristia. E allora, fratelli, vi invito ancora una volta a metterci davanti a Gesù, nostro amore e nostro tutto, con un cuore aperto, un cuore docile, che vuole lasciarsi trasformare adesso e per sempre. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, Padre. Ti adoro, Figlio. Ti adoro, Spirito Santo. Qui presenti nel Santissimo Sacramento. Signore,
Tu sei il nostro Salvatore e siamo qui ad adorarti, nascosti nel grembo di Maria, in questo grembo d'amore che ci accoglie per la volontà del Padre, la volontà tua e dello Spirito Santo, per essere rigenerati, trasformati in te. Vogliamo lasciarci fare dalla grazia, vogliamo proprio lasciarci fare adesso qui davanti a te, tu che sei il nostro amore, tu che sei il nostro tutto. Ti diciamo grazie Gesù per averci donato Maria, per averci donato a Maria, e vogliamo lodarti con lei, vogliamo amarti con lei, vogliamo benedirti con lei, perché lei sa come amare, lei sa come adorare, lei sa come benedire, e in lei impariamo come veri bimbi, come veri cuccioli. Vogliamo essere tutti tuoi, Gesù, per le sue mani. E ti diciamo grazie, grazie di cuore per averci dato questa mamma straordinaria che ci dona a te e al Padre del Cielo. E così vogliamo offrirti una decina in gratitudine, una decina in cui vogliamo contemplare proprio Maria che diviene regina, che fate regina del cielo e della terra, la regina dei nostri cuori. La vogliamo proprio contemplare come regina, anche come mamma. E ci fa tutti principi e principesse per il paradiso. E così vogliamo dirti grazie, Gesù. E attraverso questa decina vogliamo proprio chiederti una speciale benedizione, perché tu possa fare di noi quei grembi accoglienti, che fai di noi proprio quelle creature sempre più tue attraverso Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Gesù che ci hai dato Maria come madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Gesù, perché attraverso Maria ci fai tutti figli e figli speciali. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, donaci la grazia di lasciarci plasmare da Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, perdonaci per tutte quelle volte che abbiamo contato solo su noi stessi, ma da oggi in poi ti chiediamo proprio ancora e ancora la grazia di non contare più sulle nostre forze, ma di lasciarci plasmare da colei che ti ha plasmato nel suo grembo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, oggi qui ai tuoi piedi vogliamo prenderci proprio questo impegno di non opporre resistenza alla grazia. Con te tutto è possibile. Non vogliamo opporre nessuna resistenza. Vogliamo dire stop al fare affidamento a noi stessi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Gesù per averci rivelato attraverso San Luigi che Maria è il paradiso di Dio, del Padre tuo e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie, perché ci è rivelato che la Santissima Trinità, voi tre santi tre, vi dilettate in Maria. Facci scoprire questa gioia, stando nascosti in lei. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Gesù, perché attraverso Maria ci dai un anticipo di paradiso, proprio un antipasto di beatitudine eterna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Gesù, perché oggi ci hai fatto riflettere che per trovare te dobbiamo trovare Maria. Allora, come trovare Maria? Con l'uso, l'aiuto dello Spirito Santo. Allora ti chiediamo proprio di far scendere su di noi il tuo Santo Spirito copiosamente e di far sì che non si allontani mai, mai più da noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vogliamo ringraziarti, Signore Gesù, ringraziare il Padre, lo Spirito, perché proprio siete voi che ci date accesso a Maria. Non è Maria che ci dà l'accesso a Dio, ma sei tu, Signore, che ci dai accesso a Maria per poterla conoscere pienamente, per poter conoscere veramente te, nostro Signore, nostro Dio, nostro tutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Grazie Gesù, ti amo. Abbi pietà di noi. Grazie Gesù, ti amo. Abbi pietà di noi. Grazie Gesù, ti amo. Abbi pietà di noi. Ti prego Gesù di continuare a benedirci attraverso Maria, e chiediamo a Maria che è qui, che adora te qui con noi, che ci insegna ad amarti sempre di più e più perfettamente. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Grazie cari fratelli e care sorelle per essere stati con noi in questo momento di grazia. È veramente bello poter lodare, benedire, adorare, ringraziare Gesù come un cuore solo e un'anima sola. Grazie anche, un grazie speciale a San Luigi Guignol de Montfort, che proprio attraverso il segreto di Maria
attraverso i suoi scritti, attraverso la sua esperienza, attraverso l'esperienza dei santi, noi possiamo comprendere sempre di più e meglio la nostra via, che è Gesù, via, verità e vita, che vuole essere sempre più forte nella nostra vita, darci proprio questo assaggio di paradiso già qui sulla terra. Allora, il mio augurio è veramente che possiate tutti quanti entrare sempre di più in questo grembo e lasciarvi fare dalla grazia, perché non c'è un grembo più bello nel quale possiamo stare, nel quale conoscere, nel quale gioire, nel quale amare. Amare proprio come Dio stesso ama, trovare Dio come Dio stesso come vuole essere trovato. Allora grazie, pregate per noi, noi preghiamo per voi e soprattutto pregate per la missione di Maria Vision qui e in tutto il mondo. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, abbiamo bisogno di sentirci sempre una Chiesa, questa è anche Maria. Maria è madre come la Chiesa che è madre e noi siamo questa Chiesa, membra sempre più unite come un cuore solo e un'anima sola, con Gesù che è nostro capo e con Maria che ci fa da mamma, una mamma veramente speciale. Allora, grazie, vi auguro una bellissima serata, continuate ad adorare nel vostro cuore Gesù e a dirgli quanto gli volete bene. A prestissimo!